Oggi è il compleanno, è il primo compleanno di Faber Lab Varese e lo dico con emozione perché mi ricordo quando siamo partiti con tante attese, con tante emozioni, con quelle aspettative che si hanno da un progetto nuovo, da un progetto innovativo di cui si è convinti ma di cui non si sapranno gli sviluppi. Gli sviluppi sono stati sorprendenti, superiori alle aspettative e ci danno la forza per volere continuare su questa strada, per volere ampliare ancora di più questo progetto. Più di 1500 persone che sono venute a Faber Lab quest'anno hanno fatto diverse cose. Sono persone che sono venute ad assistere e a partecipare agli incontri di divulgazione su temi dell'innovazione. Ci sono state circa 130 persone che hanno partecipato ai nostri corsi. Ci sono state poi tante persone che sono venute dentro il nostro laboratorio e lì hanno potuto capire come funziona la tecnologia delle stampanti 3D, hanno potuto realizzare e sviluppare dei progetti di stampa con stampante 3D, ma anche sviluppare dei progetti legati al tema dell'open hardware. Inoltre, sempre di più, ci sono delle persone che vengono a lavorare utilizzando gli spazi di coworking. In particolare la sezione della formazione. Noi facciamo corsi in tre aree, l'area della comunicazione digitale, l'area dell'open hardware, in particolare corsi per Arduino, e poi tutta l'area della stampa 3D, la modellazione, come dal progetto si arriva al prototipo. È una parte fondamentale perché siamo convinti che formando, dando competenze alle persone, poi queste stesse le possono utilizzare per la loro carriera, per lavorare nelle imprese, anche per essere insomma cittadini più consapevoli. Quindi la parte di formazione è molto virata sia imprese che a persone, diciamo così, che arrivano dal mondo esterno, è molto seguita, abbiamo un calendario ricco, un curriculum, un catalogo diciamo omnicomprensivo. Andando sul nostro sito faberlab.org si possono trovare poi tutte le indicazioni. Il sogno era quello di creare una piazza digitale in cui si incontrassero e si facessero tante cose. Voleva essere un aiuto agli imprenditori che volevano avvicinarsi al mondo del digitale, alle schede Arduino, alle stampanti 3D per utilizzarle in impresa, quindi una scolarizzazione delle nostre imprese, ma voleva fare tante altre cose. Voleva essere ad esempio un momento di raccordo con le scuole, con la formazione. Noi parliamo sempre di alternanza scuola-lavoro e per noi era fondamentale attirare gli studenti, attirare i professori per avvicinarli a tutte queste nuove tecnologie. È uno spazio aperto a tutti i curiosi, quindi dagli studenti delle scuole elementari fino ai pensionati, passando per progettisti, designer, imprenditori che vogliono affacciarsi al mondo del digitale, capirne di più, imparare a utilizzare tutti gli strumenti legati al digitale per la loro professione, ma anche per il proprio tempo libero, per il proprio benessere.